Uno dei versi più classici che la Chiesa gentile ha usato erroneamente per dimostrare che le leggi alimentari kosher sono state abolite è Atti 10, dove ci viene detto che l'Apostolo Pietro ha avuto una visione di una grande tovaglia discesa dal cielo, piena di ogni sorta di animali impuri. Sarà questo l'argomento di cui parleremo oggi. Restituiremo alla visione dell'Apostolo Pietro i corretti colori e sfumature che praticamente da secoli sono stati sbiaditi dal tradizionalismo e preconcetto religioso. A fra poco. Shalom e benvenuti a questo nuovo appuntamento dei Videolog settimanali. Sono Daniele Salamone e voglio aprire l'episodio di oggi leggendo alcuni versi di Atti al capitolo 10. Vi consiglio comunque di leggere tutto il capitolo per conto vostro, per avere una più chiara visione del contesto della vicenda. Il giorno seguente, mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città, Pietro salì sulla terrazza, verso l'ora sesta, per pregare. Ebbe però fame e desiderava prendere cibo, ma mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi, cioè ebbe una visione. Vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva simile a una grande tovaglia calata a terra per i quattro angoli. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. E una voce gli disse: «Alzati, Pietro, ammazza e mangia». Ma Pietro rispose: «Assolutamente no, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato». E la voce parlò una seconda volta: «Le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure». Questo avvenne per tre volte. Poi, d'un tratto, quell'oggetto fu ritirato in cielo. Mentre Pietro, dentro di sé, si domandava che cosa significasse la visione che aveva avuto, ecco gli uomini mandati da Cornelio, i quali, avendo domandato della casa di Simone, si fermarono alla porta. Avendo chiamato, chiesero se Simone, detto anche Pietro, alloggiasse lì. Nella maggior parte delle assemblee di credenti gentili, quando questa parte della scrittura viene letta ad alta voce, il pastore, con un sorriso compiaciuto di soddisfazione, chiude la sua Bibbia, guarda i fratelli e dichiara: «Non potrebbe essere più semplice da capire? Il Signore aveva mandato a Pietro in visione animali impuri e gli aveva detto di ucciderli e mangiarli. Il Signore quindi ha smesso di chiamarli impuri, ed è per questo che va bene gustare i vostri amati crostacei e la vostra amata costata di maiale». La prima cosa di cui dovremmo prendere atto è che Pietro era piuttosto confuso riguardo alla visione che aveva appena avuto e non era subito balzato a nessuna conclusione sul suo significato. Contrariamente al nostro pastore, che ha subito dichiarato: «Non potrebbe essere più semplice da capire?», se lo stesso Pietro non è stato in grado di capire subito il significato della sua visione, e lui era ripieno dello Spirito Santo, come ben sappiamo, come possiamo noi oggi dire che invece la sua visione era semplice da capire? Se si legge solo questo versetto si capisce una cosa, ma leggendo tutto il contesto se ne capisce un'altra. Oserei dire che affermare «è semplice da capire» dimostra che in realtà non ci abbiamo capito proprio nulla. Alcuni versi dopo, nel versetto 34, ci viene data la conclusione a cui finalmente arrivò Pietro, dopo aver compreso il significato della sua visione. Allora Pietro, cominciando a parlare, disse: «In verità comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito». Vediamo anzitutto qual è l'atteggiamento di Pietro nei confronti di un comando impartito da Dio in persona. «Pietro, ti autorizzo ad ammazzare e mangiare animali impuri». E Pietro risponde: «Assolutamente no, Signore».
non ho mai mangiato nulla di simile. Vediamo un Pietro, coi crampi dalla fame, che osa contestare un comandamento o autorizzazione di Dio in persona, perché lui non ha mai fatto nulla di simile di quanto gli è stato appena comandato da Dio stesso. Ebbene, contrariare i comandamenti di Dio è l'atteggiamento di molti credenti che ancora oggi, nonostante l'evidente comando di Dio nel Nuovo Testamento, non nell'Antico ma nel Nuovo, di non mangiare determinate cose, ci si fa il ragionamento contrario di Pietro. Assolutamente no, Signore, non posso non mangiare più ciò che ho sempre mangiato tranquillamente. Prendiamo come esempio le leggi noachidi impartite ai gentili nel Concilio di Gerusalemme. I gentili accolti nel giudeo-cristianesimo di Yeshua, e non quello rabbinico, nonostante non siano obbligati ad osservare la lettera della Torah, non essendo circoncisi, hanno comunque l'obbligo morale e spirituale, quindi spirito della legge, non lettera, di astenersi da alcune cose come cibo. Il sangue degli animali, che non c'entra niente con il divieto della trasfusione, come affermano i testimoni di Geova, le carni sacrificate agli idoli pagani e anche gli animali soffocati, cioè animali che, una volta uccisi, non vengono drenati del loro sangue, ma mangiati con tutto il loro sangue. Ecco, la famosa carne al sangue delle scampagnate o al ristorante, che è ancora provvista del suo sangue, non deve essere mangiata da un credente in Gesù, secondo quanto è stato deciso nel concilio, che riguarda tutti i credenti gentili, ebrei inclusi. E adesso vi dimostro anche che non è lettera della legge. La lettera della legge riguarda la legge di Mosè, ma i comandamenti esposti nel Nuovo Testamento sono legge di Cristo. Cosa disse Gesù a riguardo i suoi comandamenti? Se voi mi amate, osservate i miei comandamenti. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. E io lo amerò e mi manifesterò in lui. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Adesso voglio farti una domanda dove la risposta non deve essere scontata. Tu ami Cristo? E se lo ami, sei disposto a rinunciare a qualcosa che Cristo vuole che tu non faccia? Non prenderlo come un divieto per privarti di una cosa succulenta, ma come un'istruzione per evitare che tu possa peccare. Guarda l'aspetto spirituale di questa istruzione, non disobbedire, non l'aspetto letterale. È proprio il divieto che scatena in te il desiderio di trasgredire, come ho spiegato nel video dedicato all'albero della conoscenza del bene e del male. La legge di Cristo, che è migliore di quella mosaica, non va sminuita. Questa non è osservare la lettera della legge, ma la legge di Cristo. Inoltre, la Bibbia non vieta di mangiare carne cruda, per esempio, se non per questioni di ritualismo levitico dove la carne andava cotta per intero. E il ritualismo levitico non solo non ci riguarda più in Cristo, ma di fatto non ci è mai riguardato, visto che non siamo nati sotto la legge di Mosè. Piuttosto, siamo nati di nuovo sotto un'altra legge, un nuovo patto, quella del Messia Yeshua. Quindi si è liberi di mangiare carne cruda, ma a discapito della propria salute fisica. Ma i credenti in Yeshua non sono tenuti a mangiare carne con il suo sangue, poiché non è tanto il sangue che entra in bocca a renderci impuri, come dice Matteo 15, ma è la disobbedienza in sé a un ordine elementare a renderti peccatore. Ed è quando pecchi da credente in Gesù che rendi davvero vano il sacrificio di Cristo, non tanto l'aver mangiato carne non autorizzata, poiché di per sé, per natura, nulla è impuro, come dice la Scrittura. L'impurità e il peccato sono due cose distinte, quindi non è la carne al sangue che entra nella tua bocca a renderti impuro, ma è la disobbedienza a un comandamento di Dio a renderti in primo luogo peccatore e come conseguenza impuro. Come è accaduto ad Adamo ed Eva, per esempio. Il frutto dell'albero, che era bello da vedere e buono e succulento da mangiare, non era di per sé portatore di impurità, ma è stata la disobbedienza a far diventare peccatori e quindi anche impuri Adamo ed Eva. Ma torniamo a Pietro. La sua visione è chiaramente simbolica, vale a dire che l'apostolo da un lato ha letteralmente visto una tavola imbandita di animali impuri e pronti per essere ammazzati e mangiati. Dall'altro il significato della visione non riguardava letteralmente gli animali impuri
fatti diventare puri da Dio, ma ben altro. Quindi una visione ha un valore letterale per quanto riguarda quello che si vede. Pietro ha letteralmente visto animali impuri e un valore simbolico per quanto riguarda il significato non letterale di quello che si vede. È un po' come porre differenza tra il significato di una parola e la morfologia di una parola. La morfologia indica che una parola è scritta al femminile o al maschile o al singolare o al plurale o allo stato costrutto o assoluto. Ma il fatto che sia di morfologia femminile o plurale non vuol dire che il suo significato sia femminile o plurale. Per esempio, la parola Elohim è morfologicamente un plurale assoluto, ma se applicato a Dio, il suo significato è al singolare. Dio, non Dei. La stessa differenza va fatta tra la morfologia di una visione, tanti animali impuri, e il significato simbolico della medesima visione. Gli animali impuri significano qualcos'altro. Se escludiamo l'aspetto simbolico di ciò che viene descritto letteralmente, allora dovremmo pensare che Giovanni nell'Apocalisse non solo ha visto letteralmente una bestia salire dal mare, cosa che così è avvenuto, ma che è quello che accadrà letteralmente un giorno nella vita reale, vedere una sorta di dinosauro a sette teste o addirittura una specie di Godzilla furioso uscire dalle acque o dalla terra, che un giorno vedremo davvero delle cavallette da guerra uscire dalle profondità della terra, che vedremo letteralmente delle rane uscire dalla bocca di una bestia, che vedremo letteralmente un drago volante in cielo che trascina con violenza sulla terra un terzo delle stelle. Chiaramente questi sono dei simboli che Giovanni ha letteralmente visto, ma ciò che accade nel senso simbolico non è ciò che accade realmente nella lettera dei fatti. Pietro, quando giunse alla comprensione della sua visione, la interpretò nel senso che Dio accetta uomini di tutte le nazioni che confidano in Lui. Pietro non interpretò questo nel senso letterale, e cioè che ora poteva mangiare qualunque cosa gli piacesse, come facevano i Nicolaiti, di cui parla l'Apocalisse. Ebbene sì, l'Apocalisse che ci riguarda parla di queste cose, e non possiamo ignorarle, dato che il Messia glorioso dice che chi fa quelle cose farà la stessa fine di tutti coloro che cadono nell'apostasia, essere cancellati dal libro della vita. Pietro non interpretò la sua visione nel senso che le leggi alimentari kosher erano finalmente abolite. Se sono state abolite o meno è un altro discorso, ma non è quello di cui parla la sua visione. Lo interpretò nel senso che Dio accetta tutti gli uomini e non solo gli ebrei, in altre parole i gentili, che confidano in Lui. Stando all'interpretazione che già Pietro ci fornisce, e quindi non siamo autorizzati ad aggiungere altre interpretazioni a quelle sue, questa parte del Nuovo Testamento non deve essere presa come un'istruzione che le leggi relative agli animali puri e impuri sono state per sempre abolite. E Gesù non è venuto per abolire, ma per adempiere. Quando Pietro ebbe finalmente capito il significato della visione sconcertante che Dio gli aveva dato, la conclusione a cui arrivò fu che non aveva nulla a che fare con il cibo, aveva a che fare con esseri umani. Prima della visione, Pietro ebbe i crampi allo stomaco dalla fame, e fu in quel momento di bisogno di soddisfare l'appetito che Dio decide con meravigliosa puntualità di rivelarsi in visione. Quello era il momento più adatto per demolire dalla testa di Pietro una convinzione ideologica o religiosa che l'apostolo si portava dentro nei confronti dei non ebrei. Una persona che ha fame o sta morendo di fame non dovrebbe badare ai cavilli della lettera della legge, come giustamente fecero i discepoli di Gesù che sgranocchiarono spighe di grano nel giorno di Shabbat dopo un'intera e snervante giornata di cammino, o come fece David e i suoi compagni mangiando dal sacro altare dei sacrifici ciò che era consacrato solo per i sacerdoti. Questi cavilli avrebbero indotto Pietro a morire letteralmente di fame, nonostante davanti a sé ci fossero tante pietanze a disposizione. Una cosa simile avviene nei paesi più poveri dell'India, per esempio. La gente è disposta a lasciarsi morire di fame piuttosto che ammazzare e mangiare carne di mucca che loro credono essere la reincarnazione dei parenti defunti. Ecco come un'ideologia religiosa o culturale, errata, ti fa letteralmente morire dalla fame.
Ecco un esempio di lettera della legge che ti fa morire dalla fame. Ed è questa la situazione che ha vissuto Pietro in visione. Preferiva lasciarsi morire di fame, come gli indiani, piuttosto che trasgredire le leggi alimentari kosher. Dio si serve della fame di Pietro per fargli capire fino a che punto è disposto ad arrivare per non morire di fame. La fame di Pietro, piuttosto, indica la fame che i gentili hanno del vero Dio, e il permettere a Pietro in visione di mangiare qualunque cosa lui ritenesse impura significa che nessun gentile va considerato impuro. In altre parole, gli animali che ha visualizzato nella visione vengono usati come una metafora che rappresenta gli uomini, e questa metafora non è casuale, perché secondo la tradizione giudaica, i non ebrei, quindi gentili, sono considerati alla stregua delle bestie impure. E questa è una tradizione, viva ancora oggi nelle pagine del Talmud, che Pietro doveva conoscere molto bene e a quanto pare applicare nella sua vita. Ecco cosa devi capire. Gli animali impuri erano un simbolo ebraico ben compreso e molto familiare che rappresentava l'impurità dei gentili. Tutta questa storia riguardava gli ebrei che evitavano i gentili perché gli ebrei consideravano tutti i gentili impuri come certi tipi di animali. Ma ricordiamoci che Dio ha creato l'uomo e non gli animali a sua immagine. A quei tempi, per un ebreo, entrare nella casa di un gentile era come entrare in un ospedale pieno di pazienti portatori di ogni tipo di malattia contagiosa. Sì, l'impurità è una cosa contagiosa, a differenza della santità, che non lo è. Questo lo sapevano persino i pagani, al punto che un centurione romano disse a Gesù di guarire un suo servo a distanza, perché non voleva che lui entrasse in casa di un gentile, essendo questa una pratica non consentita dalla legge giudaica. Se Dio voleva diffondere il suo Vangelo alle nazioni, la mentalità sugli uomini impuri doveva essere spezzata una volta per tutte. Diffondere il Vangelo alle nazioni va fatto passando attraverso le nazioni e non da debita distanza. Dio ha dichiarato nel libro degli Atti: le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. E come ha fatto Dio a chiarire questa verità a Pietro? Mostrando una visione di animali impuri resi da Dio commestibili, posti su una tovaglia calata dal cielo. Ora, forse la maggior parte di voi penserà che sto promuovendo questo punto di vista semplicemente perché intendo giudaizzare i miei ascoltatori e anche perché sono un credente in Gesù con radici ebraiche. Bene, vorrei condividere, per terminare, una citazione su questa parte degli Atti di un noto padre della Chiesa che era tutt'altro che messianico. Quello che sto per leggervi sono le parole di Beda, un monaco inglese che scrisse un intero commentario al libro degli Atti intorno al 700 d.C. Mi stupisco di come alcune persone interpretino questo come se avesse a che fare con certi cibi che erano proibiti dall'antica legge, ma che ora possono essere consumati, poiché nei serpenti, nei rettili possono essere mangiati. Né lo stesso Pietro lo intendeva in questo modo. Piuttosto, lo intendeva nel senso che tutte le persone sono ugualmente chiamate al Vangelo di Cristo e che nulla è naturalmente contaminato. Poiché quando gli fu rimproverato, spiegò il simbolismo di questa visione, non dando il motivo per cui mangiava bestie, ma perché le associava ai gentili. Bene, siamo giunti al termine di questo studio. Vi ringrazio, come sempre, per essere stati con me e per la vostra partecipazione ai commenti. Se è la prima volta che passate dal mio canale, vi invito a iscrivervi, non dimenticando di attivare le notifiche cliccando sulla campanella. Se il video vi è piaciuto e vorreste altri contenuti come questo, scrivetelo nei commenti e selezionerò per voi gli argomenti più interessanti per parlarne in un prossimo video. Shalom, ve le traotte.